del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Davvero grazie di cuore a tutti per essere venuti qui questa sera. È proprio bello vedere qui riuniti più di 80 persone, 80 persone che hanno vissuto varie esperienze di oratorio nella loro vita. C'è chi ha conosciuto già nei primo coadiutore del nostro oratorio, l'Obertorio, fino a quelli che vengono lì in fondo, hanno iniziato proprio in questi giorni, inizieranno tra qualche giorno il catechismo della prima elementare. Vogliamo vivere questa serata di preghiera riflettendo sulla storia del nostro oratorio. Ci prepariamo in questo modo a vivere il 60° l'anno prossimo. Ci troviamo qua nel piazzale dove sorgeva il vecchio oratorio fino al 1958. Passeremo poi, riviveremo qui il momento, anche il momento del primo oratorio, il momento in cui è sorto il primo oratorio Bolzano, e poi si è pensato di costruirlo, di costruire il nuovo in via Gentile. Scenderemo poi verso il paese, fermandoci qui di fronte tra il castello e il vecchio seminario dove c'era il gruppo G. E passando da piazza San Giuliano, via Sotto Borghetto, arriveremo all'attuale oratorio. Non aggiungo altre parole, perché avete visto già dalla mole del libretto, c'è molto su cui riflettere, molto su cui meditare. Per cui auguro a tutti una buona preghiera insieme, sentiamoci in comunione con tutti quelli che non possono essere qui questa sera, hanno detto che molti sono lontani e per cui si uniscono a noi nella preghiera. Sentiamoci anche uniti con i tanti che purtroppo non ci sono più e stanno partecipando a questa preghiera del cielo. Primo momento, le origini dell'oratorio. Per percorrere la storia della pastorale giovanile e dell'oratorio a Bolzano, dobbiamo fare qualche passo indietro nel tempo. Nel 1778, il vescovo Marco Aurelio Giovanni Sbertone fonda ai piedi della basilica il seminario San Giuliano, che è stato un riferimento importante per la vita religiosa della nostra parrocchia. Nel 1873 nasce a Bolzano la congregazione di San Giuliano, che subito accoglie circa 300 giovani e uomini. Successivamente sorge un'altra associazione, detta dei Giulianita, sotto gli auspici degli apostoli Giacomo e Filippo in onore del vescovo, che nel 1850 aveva eretto l'Istituto Gentile. Entrambe le associazioni vengono riconosciute da Papa Pio IX, che invia un breve pontificio di assenso il 4 maggio 1873. Lo stesso vescovo nel 1868 istituisce la Pia Unione delle Figlie di Maria. Nel 1907, chiuso il seminario, giungono a Bolzano i gesuiti, chiamati dal vescovo Giuseppe Gamba. È stato questo un evento importante e un periodo proficuo per la vita religiosa bolzanese. Nel gennaio 1908 si costituisce la Congregazione Mariana, che operava contestualmente all'Azione Cattolica. È proprio in quegli anni che i gesuiti avviano l'attività oratoriana, stimolati da un grande parroco, Monsignore Enrico Rogate, che segue direttamente invece l'oratorio femminile all'Istituto Gentile. Ma anche i gesuiti, dopo 40 anni, nel 1947, lasciano Bolzano. I padri missionari Combognani ne prendono il testimone. Nel 1950 è nuovo prevosto di Gozzano Don Antonio Bertone, sacerdote umile, sempre di corsa e sorridente, che ha aperto le nuove esigenze del paese, presto intuisce che il paese avrebbe avuto bisogno di un oratorio parrocchiale e che bisognava ubicarlo in luogo accessibile a tutti, al centro del paese e con tanto spazio attivo
evangelizzazione, con la distribuzione a tutte le famiglie di una brochure che ha per titolo Il nuovo centro parrocchiale di Gozzano, il miglior regalo di Natale per i vostri figli. Interessante la forma di finanziamento. Scaturisce l'idea di autotassazione delle famiglie, con versamenti mensili di quote per 3 anni. Il 15 agosto 1958, giorno dell'Assunta, il delegato vescovile, Monsignor Edoardo Piana, benedice e inaugura il nuovo oratorio. Riferimento a Don Marino Bertoni, giunto a Gozzano nel 1954. Si traghettano così in via gentile la pastorale e il metodo educativo e formativo avviato dai gesuiti. Si avvia anche una stagione felice dello sport, con il CSI, inteso come forma educativa e formativa. La generazione successiva, quella degli anni 60, vive l'esperienza del Concilio e si accende per le utopie predicate dalla nuova frontiera culturale. In questo contesto nazionale si inserisce il decennio oratoriano gozzanese 1960-1969, ricco di proposte e di iniziative guidate da Don Tarcisio Caro. È il tempo dei campi scuola parrocchiali, dell'attenzione ai problemi del terzo mondo, alla realtà territoriale e del giornalino Telex. A partire dal 1966, i ragazzi e le ragazze vivono il proprio cammino oratoriano insieme nel medesimo oratorio. Il successore di Don Tarcisio è Don Antonio Bonzano, assistente del nostro oratorio, nel biennio 1970-1972. Anche con lui l'oratorio continua ad essere un centro di incontro, di amicizia e di formazione cristiana per un gruppo di giovani. Dopo soli 2 anni di ministero a Gozzano, Don Antonio lascia l'oratorio per iniziare una nuova avventura in Uruguay, dove ancora oggi è missionario Fidei Domini. A prendere il suo posto a Don Bertoni sarà Don Mario Angelo fino al 1977. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, bruciava, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per 1. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ancora unico, la preghiera. O Gesù, aiutaci a compiere la tua fragranza, ovunque noi andiamo, infondi il tuo spirito nella nostra anima e riempila del tuo amore, affinché entri nel nostro essere, in modo così completo che tutta la nostra vita possa essere soltanto fragranza e amore trasmesso a
facciamo, con la pienezza dell'amore che abbiamo per te nel nostro cuore. Amen. Seguendo la croce, ci spostiamo alla prossima tappa di fronte al Vecchio Seminario. Cerchiamo di mantenere il gruppo compatto. Secondo momento, il gruppo Castello e il gruppo G. Negli anni 70 l'oratorio non riscuote grande popolarità. Non si deve pensare però che in quel periodo a Gozzano non esistano gruppi giovanili impegnati in parrocchia. Uno di questi è il gruppo Castello. Nato nel 1971, il gruppo porta questo nome perché la sua sede è presso l'Istituto delle Suore Orsoline, ospitato nell'ex Palazzo Vescovile, nel complesso denominato appunto Castello. La religiosa che inizia e poi segue questa esperienza è Suor Giacinta, con l'assistenza spirituale del parroco Don Virgilio Cristina. La vita di gruppo inizia il sabato pomeriggio per proseguire poi la domenica mattina con la partecipazione alla messa e il pomeriggio con altre attività. In estate l'oratorio del Castello acquista maggior vigore perché i ragazzi si incontrano tutti i pomeriggi creando un mini campo scuola con laboratori, momenti di riflessione, giochi e la celebrazione della messa. Il gruppo partecipa inoltre ai vari convegni nazionali dell'ACR, Azione Cattolica Ragazzi. Con l'arrivo del nuovo coadiutore Don Gianni Canella, l'oratorio di Via Gentile riprende vita e il gruppo Castello trova in esso la sua naturale collocazione, continuando il suo cammino e approfondendo nuove esperienze. Negli stessi anni di vita del gruppo Castello si sviluppa a Gozzano un'altra esperienza che coinvolge molti giovani, il gruppo GIM. È il 1975 e i padri Comboniani mettono a disposizione una parte del proprio istituto per avviare una proposta missionaria per i giovani del paese e dei dintorni. Nasce così il gruppo GIM, Giovani Impegno Missionario, sotto la guida del superiore comboniano padre Primo Violo e del coadiutore Don Gianni Canella. La specificità del gruppo GIM è la missionarietà, e le iniziative proposte nel corso degli anni sono molte, tra le quali tante di solidarietà come la raccolta della carta, del ferro e degli stracci e le mostre natalizie a favore del terzo mondo, organizzate con i bambini della scuola elementare. Le ragazze del gruppo volontariato poi dedicano il sabato pomeriggio a far compagnia alle persone più sole. La rappresentazione
cammino fatto dai giovani del GIM viene condiviso con la gente del paese. La vita di gruppo inizia il sabato pomeriggio. Alcuni con il camioncino girano per le vie di Gozzano e dintorni a raccogliere carta, stracci e ferro. Altri si dedicano al volontariato, altri ancora preparano gli spettacoli musicali. Alle 18 poi si prega insieme in cappella e si mettono in comune le esperienze della giornata. Alla domenica invece, oltre alla partecipazione alla messa, ci si trova a discutere su vari argomenti. All'inizio degli anni 80 l'esperienza del GIM si conclude e molti giovani del gruppo, insieme a quelli del castello, si inseriscono nella nascente esperienza dell'oratorio di Via Gentile. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore vi ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Insieme la preghiera. Signore, insieme a sorgere quanto il nostro cammino verso l'unità sia ancora incompleto, e aiutaci a riconoscere il reale contributo dei nostri fratelli e sorelle per l'edificazione del corpo di Cristo. Fortificaci affinché perseveriamo nel cammino verso l'unità. Ispiraci, donaci energia e spirito di iniziativa e immaginazione per superare le divisioni del tuo popolo. Poiché in te sei realizzata la comunione, e a te è la gloria, onore e adorazione, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Ci rimettiamo in cammino seguendo la croce, cerchiamo sempre di fare un gruppo compatto. Ad essere cristiani maturi. Tu desideri chiamarci tuoi. Apri il nostro cuore e la nostra mente alla grandezza di questa chiamata e aiutaci a progredire verso l'unità in comunione con Paolo, Apollo e Cefa, per metterci a servizio della tua opera redentrice nel mondo. Amen. Siamo e saremo sempre in cammino verso di te. Signore,
desideri chiamarci tuoi. Apri il nostro cuore e la nostra mente alla grandezza di questa chiamata e aiutaci a progredire verso l'unità in comunione con Paola, Paolo e Cefa, per metterci a servizio della nostra redentrice nel mondo. Amo. Siamo insieme, perdonaci, oh Padre, se non viviamo la tua parola. Perdonaci, oh Padre, se non viviamo la tua. Quando siamo un terreno sterile, che non si fa fecondare dalla pioggia, che tu con abbondanza ci doni. Perdonaci, Padre, se non viviamo la tua parola. Se le preoccupazioni e le distrazioni soffocano la parola che tu semini nel nostro cuore. Se siamo un terreno sassoso, con poca terra, se non siamo disponibili alla fatica per il risultato. Se non coltiviamo bene il nostro cuore, che può diventare un terreno fecondo. Se non viviamo come tu ci insegni, perdonaci, Padre, se non viviamo la tua parola. La pastorale giovanile col Salese affondano le radici in un tempo lontano,
Come abbiamo già ricordato, l'oratorio come luogo fisico per accogliere bambini, adolescenti e giovani, cioè l'oratorio in cui ora ci troviamo, nasce esattamente 59 anni fa, nel 1958. Tanti sacerdoti, guide, compagni di viaggio e amici dei giovani che si sono succeduti in questo oratorio. Già abbiamo ricordato Don Marino Bertoli, Don Tarcisio Vicario, Don Antonio Bonsani, Don Gianni Canella e Don Mario D'Angelo. Aggiungiamo ora i più recenti, partendo dagli anni 80 e arrivando al tempo presente. Don Michele Occhetta, Don Roberto Sogni, Don Gianluca Villa, Don Stefano Rocchetti, Don Fabrizio Cannelli e, ultimo, Don Stefano Capitino. Siamo così giunti alla storia recente del nostro oratorio e molto ci sarebbe da dire di questi oltre 30 anni di vita oratoriana gozzanese. Sono gli anni del GRAS, dei campi scuola, delle tre giorni di programmazione, dei gruppi di animazione, della preghiera del sabato, delle cene di digiuno, delle adorazioni eucaristiche e della valorizzazione dei tempi forti con i ritiri spirituali e altre iniziative. E poi, in ambito sportivo, sono gli anni di una sempre più ampia attività del CSI, del torneo notturno prima, della 24 ore poi. E come non ricordare la presenza fissa dell'oratorio al Carnevale gozzanese, con la partecipazione non solo dei ragazzi, ma anche di bambini e genitori. In questi anni il nostro oratorio si è poi aperto sempre di più al paese e al territorio, con numerose e varie attività caritative e di solidarietà e con la redazione di un proprio giornalino. Numero 25 con Don Roberto negli anni 90 e Arcobaleno con Don Stefano e poi con Don Fabrizio in anni più recenti. Tante, tantissime le attività e le iniziative da ricordare, ma tra tutte c'è una data che ci piace evidenziare, il 28 maggio 1989, quando viene inaugurata al piano superiore dell'edificio la Cappella Cenacolo, cuore pulsante e centro di tutto il pensare e l'agire del nostro oratorio. Ripercorrendo questi quasi 60 anni di vita oratoriana, il pensiero riconoscente va ai parroci e ai coadiutori, alle catechiste e agli animatori e a quanti, in modi e tempi diversi, hanno donato tempo, entusiasmo, sacrifici e piacere per il bene di questa grande famiglia. Questa sera, però, è bello e significativo dedicare un ricordo speciale al papà del nostro oratorio, Don Antonio Bertoli. Non c'è dubbio, Don Antonio Bertoli era un sognatore, uno di quelli che, pur avendo i piedi per terra, hanno una mente con le ali e un cuore con l'intuizione profetica e quel coraggio che ti portano a fare cose grandi. Don Bertoli, quando ha pensato e deciso di costruire il nostro oratorio, ha sognato in grande. Rivolgendosi ai suoi parrocchiani in occasione del Natale 1956, presenta il progetto e chiede il sostegno e l'aiuto di tutti. In particolare, scrive, è necessario dare alla nuova generazione una più seria educazione religiosa e morale, una fede solida e ragionata, che tra tante teorie e tentazioni di ogni genere, l'accompagni per tutta la vita. Se ieri tutto ciò era necessario, oggi il problema è due volte più urgente. Quanto sono ancora attuali queste parole? Ecco allora l'idea di un centro parrocchiale, quello che oggi si chiama Oratorio Don Bertoli, che il parroco definisce un'opera di Dio destinata all'educazione dei nostri ragazzi. Alle famiglie gozzanesi viene chiesto di sostenere concretamente l'impresa, con l'offerta di una piccola quota mensile prolungata per 3 anni. E si sa, se tante persone sognano insieme, il sogno può diventare realtà. Il 15 agosto 1958 il nuovo centro parrocchiale viene benedetto e inaugurato da Monsignor Edoardo Piana, vescovo ausiliario di Novara.
Accanto a lui c'è Don Bertoli che dice commosso: grazie Don Antonio Bertoli per aver sognato in grande. Questa sera ti abbiamo conosciuto meglio e con gioia ti vogliamo dire dal profondo del cuore grazie di tutto. Dagli Atti degli Apostoli. I discepoli erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Insieme la preghiera. Cristo non ama mani, ma soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ma soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui suoi sentieri. Cristo non ha labbra, ma soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini oggi. Noi siamo l'unica Bibbia che i popoli credono ancora. Siamo l'unico messaggio di Dio scritto in ogni parola. Ci portiamo ora su nella cappella, seguendo sempre la croce. Stiamo attenti a disporci bene in modo che possiamo entrare in subito. Poco ciò che cerco, iniziare ogni sentiero, costruire il sacro cuore, il verbo annuncerà. Sei come vento che gonfia le vele, sei come fuoco che accende l'amore, sei come l'aria che si respira libera. Siamo arrivati al momento conclusivo. Ora ci alziamo in piedi e insieme affidiamo allo Spirito Santo il cammino di quest'anno di oratorio. Mi dicono che non si sentiva. Ci siamo già alzati in piedi. Ora affidiamo allo Spirito Santo il cammino di questo anno di oratorio. Chiediamogli che sia un anno pieno di frutti. Chiediamogli che sia un anno in cui ognuno di noi cerchi di mettere in opera, di mettere a frutto, di mettere, specialmente di mettere in opera tutto quello che aveva pensato Don Bertoli ormai quasi 60 anni fa. Che il sogno di Don Bertoli del 1958 si continui ogni giorno a realizzare, che quest'anno si renda ancora di più presente. Insieme, vieni Spirito del risorto, plasma le nostre mani, sì che diventa un segno della tua viva presenza. Vieni Spirito del risorto, purifica le nostre mani da ogni egoismo, lavale da ogni male. Vieni Spirito del risorto, guida le nostre mani alle opere di giustizia perché costruiamo la pace. Vieni Spirito del risorto, sostieni le nostre mani nella debolezza e nei momenti di buio. Vieni Spirito del risorto, riempi le nostre mani
Vieni, Spirito del Risorto, fa che le nostre mani sentano la tua divina presenza e diventano tutta carezza per la pelle. Vieni, Spirito del Risorto, riforma le nostre mani dei tuoi doni per divenire gioiosi costruttori di un mondo nuovo. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora e buonanotte a tutti. Thank you.